una volta. Aspetta, aspetta. Ah, no, 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 occhiali, per carità. Dovessi assomigliare troppo a mia Califa. Ciao, ricetteria. Vabbè, Francesca mangia il cioccolato. Comunque, allora, prima di iniziare con il ciao una volta, volevo informarvi che questo video ha la fortuna di essere in collaborazione con Assimil. Finalmente una collaborazione di tipo istruttiva, perché in questo caso stiamo parlando di un corso di inglese. In questo caso è di inglese, però esatto, in realtà sono tipo 30 lingue. È sicuramente una collaborazione che fa anche comodo per quanto riguarda i miei propositi per il 2018. E proprio perché ormai già sapete che le collaborazioni tirano fuori il meglio di noi, abbiamo deciso di rendere questo c'era una volta molto speciale, cioè utilizzando delle parole in inglese invece di parole in italiano. Quindi la vera sfida sarà anche cercare di capire che cosa significano quelle parole. E qui Riccardo potrebbe avere alcuni problemi. Andiamo ad affrontare questa sfida. Un generatore casuale di parole, una storia da inventare. Richard HTT e Fra Frog in C'era una volta. Quindi iniziamo la nostra straordinaria avventura in inglese con un Once upon a time. C'era uno studente. Uno studente che aveva un grande problema. Il sale. Sale fa venire la pressione alta, ragazzi. E quindi stava andando in mensa e andò proprio dalla tizia della mensa, dicendo: mi raccomando, però il purè, se può farmelo senza sale. E la tizia però lo guardò e disse: underlay. Sottolineiamo il fatto che il purè senza sale fa schifo. No, sottostrato. Gli disse: sì, ok. Però in realtà sotto al primo strato di purè ci infilò giusto quel pizzichino di sale. Che furbona, eh. Esatto. Quindi andò lì per mangiarla. Cioè andò lì tutto tranquillo, disse: tanto non me l'ha messo il sale, no? Infatti sto tranquillissimo. Diede il primo boccone, ma improvvisamente c'era il sale, quindi proper, corretto. Era un purè corretto. No, era quindi un purè corretto con il sale. E quindi improvvisamente ebbe una reazione proprio inaspettata. Divenne scarlatto. È vero, significa scarlato. Vai, è il tuo momento. Non so che significa scarlatto. Io non lo sapevo. Oh, ma mettiti anche nei panni delle persone da casa che non sanno che scarlet significa scarlatto. Hai ragione. Però io ho pensato Scarlett Johnson. Hai ragione, è proprio quello il significato. Il sale lo fece divenire scarlatto, poiché gli provocò una reazione allergica. E quindi il ragazzo si accorse che il sale c'era e la tipa della mensa gli aveva mentito. Così decise di vendicarsi. Premi il tasto. Ma vendicarsi. La vendetta era impressionante. No, non credo sia impressionante. Impressione credo sia. Cioè, aveva una faccia che faceva impression. Perché la sua vendetta sarebbe proprio stata inesorabile. Okay. Consisteva nel tornare indietro nel tempo. E mettere a lei il sale. Vendetta vera, non finirà in galera. No, forse. Perché il sale? Mettergli qualcosa. Perché che ne sai che, insomma, lei magari gli piace col sale. Ah, io no? Pensavo di creare tutto un certo background. No, non creiamo il background. In realtà non avevamo ancora detto, perché avevamo parlato di studenti, scuole, sì, e tutto. Non avevamo detto che erano tutti in realtà animali antropomorfi. E lei era una lumaca. Oh mio Dio. Dai, ci stava tantissimo. Va bene. Ma allora, attenzione, allora. Prima snobile, le mie idee poi vanno bene. Francesca, sì, vabbè, ma perché lui è una lumaca, per questo non ci voleva il sale. Okay. E invece la cuoca era una gallina. Ricapitolando, questa lumaca andò indietro nel tempo, andò lì per vendicarsi, e quindi nel piatto della cuoca, quello si teneva da parte da mangiare dopo il lavoro, cosa ci mise? Vediamo. Perché la luna? Sì, ma perché un pezzo? Ci mette un pezzo di luna, vabbè. Oh, ascolta, te ti stai a chiedere come fa una lumaca a avere un pezzo di luna e non ti sei chiesto come fa a tornare indietro nel tempo? Vabbè. Se può tornare indietro nel tempo, potrà anche avere un pezzo di luna, no? Ok, ci mise un pezzo di luna, quindi c'è questa cuoca. No, aspetta, ci mise un... un pezzo di luna. Salutiamo Adrian, che parla tutto così. Quindi dopo il lavoro prese il suo piattino e disse: ah, finalmente posso mangiarmi il mio purè. Ma mangiandolo improvvisamente scopre che c'è questo pezzo di luna e la verità è che questa cuoca non aveva intenzione, o c'era l'intenzione, o ha capito l'intenzione. Stava lì per mangiarlo, ma improvvisamente ebbe l'illuminazione, cioè scoprì la reale intention della lumaca, che voleva in qualche modo avvelenarla con i pezzi di luna, sì. Perché sappiamo tutti quanti che la luna è l'elemento più velenoso dell'universo. Quasi come l'acqua. Mio Dio, ora c'è un'altra vendetta. È un loop di vendette questa storia. Quindi decise di ultimare la propria vendetta finale nei confronti della lumaca, cioè andare lì e...
fare un casino. Fare un pasticcio, non un casino. È uguale. No, senta, messe potrebbe essere anche il pasticcio. Però si mangia. Beh, infatti c'è anche jam. Quindi sì. Così tutto difficile. Torna. È così difficile fare le storie in inglese perché c'è una parola che può significare 10 robe. Quindi messe facciamo che è proprio il pasticcio, quello che si mangia. Allora, la gallina decise che era il caso di fare un pasticcio, un mess. Sì. E all'interno di questo pasticcio. E cosa ci ha messo? Dai. Clicca, ti prego, ti odio. Cosa ci ha messo? Ci ha messo la seguente cosa? La seguente cosa, insomma, a seguire ci ha messo il sapore di il gusto di quello che le piaceva servire sempre a tavola. Come si dice? Come il la morte. E niente, quindi scusate ragazzi, anche è stato proprio inaspettato. È stato inaspettato. La lumaca mangiò il pasticcio, disse anche buono, buono, sa di morte. Poi niente, ebbe quello che si merita, perché mai mettere i pezzi di luna nel cibo nel della cibo, gallina. Chi ti ha messo il sale nel purè? E così la lumaca rimase estesa. Cioè non è che la lumaca è estesa, la lumaca è sempre estesa, non è che stava in una posizione, ora sta nell'altra. Niente, la lumaca sta lì, ha mangiato il coso, fine, fine. Happy ever after. Certo. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e ringrazio tantissimo Assimil appunto per la collaborazione. E se anche tra di voi c'è qualcuno che ha tra i nuovi propositi per il prossimo anno quello di imparare una nuova lingua ed è interessato a questo corso di inglese, trovate qui sotto in descrizione tutte le informazioni più nel dettaglio riguardo al corso e anche e soprattutto dei codici. Stava per volare il corso. No, dei codici sconto che vi permetteranno di avere il 20% di sconto. Il 20% ragazzi, questo è un corso di inglese. E anche un set di padelle. Un set di padelle non è incluso, ma alla fine di questo corso saprete come comprare un set di padelle in inglese. Quindi se foste interessati, comunque è un corso di apprendimento. Ciò significa che Auto, è vero, autoapprendimento. Ciò significa che in 30-40 minuti al giorno Riccardo potrà imparare l'inglese senza rompere le scatole a me. Guardando comunque il manuale mi sembra davvero ben fatto e quindi non vedo l'ora di vedere se il prossimo anno potrò raggiungere finalmente questo mio proposito di imparare l'inglese. E nel caso il canale Richard HTT, vedrete che è lì lì per essere aperto. Diventerà Richard HTT invece di Richard HTT. E fatemi sapere con un commento qui sotto quanti tra di voi vorrebbero imparare l'inglese e invece quanti tra di voi già lo sanno ad un livello superiore a quello di Riccardo. Quindi esatto. Se per caso foste tutti, cosa che è molto probabile. No, ok, tanto tra un anno diventa B2 il mio livello, eh. Ah, 5 mesi, Riccardo, che un anno. Beh, dai. Da prendere. Visto che io sono lento, tra 7. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.